Che noia, ragazzi, tutti i giorni la stessa sboba. Lezioni, compiti, interrogazioni, compiti, lezioni. Mai qualcosa che ci faccia salire l'adrenalina. Hai ragione! Ma niente di eccitante. Un sonno mortale, la depressione della terza età. Ai! Già, il pessimismo leopardiano. Leopardiano. Il nichilismo filosofico. Filosofico. Che? Taci, non puoi capire. Taci, non puoi capire. Problemi esistenziali. Esistenziali. Avete visto? Hanno fatto il capodanno della nostra scuola. Haha, il cappotto. So io cosa farei a questa topaia. Cosa? Guardate le foto di qualche anno fa. Forte! Questa è la palestra delle elementari. Tutta allagata. È stata a bagnomaria per qualche giorno. Praticamente è inservibile. Praticamente un crank caramel. Guarda quella dopo. È la finestra del retro del nostro istituto. Ridotta in pezzi. Forte, no? Cosa vuoi dire? Che quelli che hanno ideato sto macello si sono divertiti un sacco, oltre che pessimismo psicologico o fisiologico. Divertiti? Certo, nessuno può dirci cosa dobbiamo fare. Dobbiamo farli capire che devono avere paura di noi. Capire? A chi? Oh, ma allora sei proprio tonto, Pietro. A chi comanda, no? La preside, il vice, i professori, i bidelli, la gerontocrazia, no? La geronto che? Taci, non puoi capire. Taci, non puoi capire. Cosa vorreste fare? Non so se va bene. E se ci scoprono? Prima di tutto bisogna formare una banda, mammola. Non ti piace l'idea di una banda di fuorilegge? Ehi belli, che fate? Aspettate il recupero di matematica? Recupero vita, direi. Ben detto. Hai ragione. Hai ragione. Possiamo recuperare anche noi allora. Certo, Pupe, se avete un po' di fegato. Che cosa state tramando? Avete un'aria strana. Si tratta di gerontopatia, care. Sedete qua. Allora siamo d'accordo, domani pomeriggio, ore 19 in punto, ci troviamo dietro all'istituto, iniziamo dal laboratorio di arte e mi raccomando, acqua in bocca. Così li facciamo vedere chi ha la testa nel sacco. Io porto le pinze e il martello. Io i guanti. Io porto il chiodo di mio fratello e il passamontagna. Perché? Dove dobbiamo piantare il chiodo? Oh, ma sei proprio tonto, Pietro. Hai bisogno di recupero intensivo. Allora, a domani. E mi raccomando, acqua in bocca! A domani! Ma che ora abbiamo fatto? Sono le 7:15. Te pareva, sempre in ritardo ste donne. Saranno davanti allo specchio per gli ultimi ritocchi. Gli ultimi ritocchi? Abbiamo fatto male a fidarci di loro. Avranno già spifferato tutto. Vado a vedere. Top, pari del diavolo e spunta la coda. Eccole che arrivano. Ciao belli. Tutti pronti? Allora, da dove cominciamo? Ma siete proprio sicuri di spaccare tutto? Com'è vero che mi chiamo Tommaso? Com'è vero che mi chiamo Massimino? Finiremo sui giornali! Pensateci ancora una volta, siete ancora in tempo! Finirete tutti nei guai! Finirete sui giornali locali e nazionali! Non abbiamo ripensamenti! Noi! Siamo uomini! Noi! Abbiamo fegato! Noi! Abbiamo fegato! Noi! Noi! Noi ragazzi ci ritiriamo! Non vogliamo ripetere l'anno per colpa vostra! Ce ne andiamo! Noi! Ciao ragazzi!
Noi! Noi! Dai, Massimo, non lasciale perdere. Forziamo la porta, che tardi. Alle 8 devo essere a casa, io. Forza, diamoci da fare, c'è lavoro per tutti. Bel lavoro ragazzi, adesso sì che potremmo dire zero carbonella. Allora ragazzi, siete proprio decisi a fare tutto voi? A spaccare tutto? Ah, siete tornate, meno male, non abbiamo paura noi. Siete ancora in tempo, riflettete, vi aiuteremo a sistemare tutto. Non se ne accorgerà nessuno. Ormai abbiamo deciso noi, siamo irremovibili e implacabili. Ferri e granitici, noi. Sì, cozzuti e testardi. Incaponiti e zucconi, direi. Ostinati e testoni, veri muli. Sentite, Gruber, se siete venuti per farci la predica, non abbiamo tempo da perdere qui. Piuttosto, venite a darci una mano. Andiamo nel laboratorio di scienze. A fare ricerca. Forza, diamoci da fare, c'è lavoro per tutti. Allontanatevi dal tavolo e prendete appunti, capito? Mi raccomando, la lezione deve essere decorosa, capito? Svegliatevi e tirate sulla testa. Andate a dormire prima e prendete le vitamine, che mi sembrate degli invertebrati. L'aula di scienze è adatta per imparare il buzzer. Perché siamo stati qui? È la nostra vendetta. Bel lavoro ragazzi, sono fiera di voi. Sentite l'adrenalina come sale. Questa sì che è vita. Adesso andiamo, ci rimane da comporre un po' di musica. Forza, andiamo verso il laboratorio di musica. Ma se suoniamo le chitarre ci sentiranno tutti. Dai Pietro, svegliati. Giocheremo a tennis con le chitarre, no? Oh, io vi vengo dietro, ma non so se lo vedo. Oh beh, Pietro, c'è un cartello. Percorso per fuorilegge. Cavolo, ragazzi, qui c'è stata una soffiata. Oh, qui c'è la freccia. Tutto ciò che è vietato è sempre più attraente. Ben detto. Cavolo, ragazzi, qui c'è qualcuno che ci conosce. Oh, c'è un altro di freccia. È una questione di ricerca. Continuate a cercare. Che scherzo è questo? Zitti, fatemi leggere. Cercate qualcosa che vi appassiona veramente e non fatevela sfuggire. Questa cosa si trasformerà nel lavoro della vostra vita futura. Dove metterete tutto il vostro cuore? Che bello! Bellissimo! Si parla di lavoro? Siamo matti? Chi è che parla di lavoro? Oh, un'altra freccia! Non fatevi inghiottire da inutili cose. Rimanete sempre fanciulli. Amen, e così sia. Che cos'è una predica? Oh, ma c'è un altro cartello! E non dimenticate mai di guardare la luna e le nuvole. Sì, la messa è finita. Andate in pace. Ragazzi, io sento puzza di fantasmi. Che ne dite di svignarcela? Andiamo di sopra con aria normale. Passeremo dal portone principale e poi ce la daremo a gambe. E acqua in bocca, capito? I fantasmi. Sì, esatto. I fantasmi. Ciao ragazzi, come va? Vi vedo spaventati. State tranquilli, sono qui per voi. Ma lei chi è? È un nuovo insegnante di musica? A dire il vero, la mia disciplina era la fisica, quella che si fa in laboratorio. Come quello che avete appena distrutto. Ma se non ti abbiamo mai visto nel nostro istituto? Toppaia volevi dire, vero? Lo sai che quando i miei studenti si lamentavano che gli strumenti del laboratorio erano vecchi, io dicevo che un fisico deve saper fare un foro quadro con una lima tonda e un foro tondo con una lima quadra. Allora sei stato un insegnante? Già. I miei studenti mi hanno sempre amato. Sapevano che quando sono andato a Pisa ho pagato di tasca mia
con ben 3.000 lire l'ampliamento dell'istituto di fisica. Passavo ore sulle impalcature, assieme ai muratori per controllare il lavoro. Per me era casa nostra, luogo del nostro studio e del nostro lavoro. Allora è stato lei a scrivere i cartelli? Sono i miei sms per voi, non ho il telefonino. Questione anagrafica. Anache? Taci, non puoi capire. Ci devi dire chi sei. È una questione di ricerca. Continuate a cercare. Ora tocca a voi. E basta con queste sdolcinature, ragazzi. A domani, acqua in bocca, mi raccomando, eh. Dai, raga, andiamo. Sì, dai. Sì, dai. Acqua in bocca, mi raccomando, eh. Per me è lui.